Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo, mammosissimo video. Mi scrivi, scrivi, la 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 la. Oggi parliamo di domande che mi avete fatto voi a seguito di una live sulla mammitudine che ho fatto con Cime del Rap, ossia Irene Fakeris, che è un'attivista femminista che ha questo podcast che si chiama Palinsesto Femminista, nel quale intervista varie persone, una delle quali ho avuto l'onore di essere io per parlare appunto del mio rapporto atipico e non socialmente accettato alla maternità, ossia il fatto che io non mi accontento di essere solo una mamma. Per me essere una mamma è una parte del mio viaggio della vita, ma non è l'unica parte. Se io sono solo mamma, non sono felice. Detto ciò, potete recuperare la live qui sotto. Il succo del discorso è che socialmente viene venduta una versione favolistica della maternità che completa la donna, che la fa diventare una vera donna, che deve essere l'ambizione principale di una donna, che io non sposo. Anzi, io non condivido, perché io non l'ho vissuta così. Ho avuto un bambino particolarmente difficile, ma neanche tra i più difficili in realtà, perché almeno per 2-3 ore di fila mi dormiva. C'è tutta una serie di costrutti sociali che impediscono alle donne di supportarsi a vicenda come dovrebbero, perché di sottofondo c'è il pensiero ma se l'abbiamo fatto noi potete farlo anche voi. Che allora, se lo dicessimo alle persone per restare in vita, adesso io sono sopravvissuta, puoi sopravvivere anche te, sarebbe molto molto pieno di tatto, no? La maternità è una cosa molto particolare su cui tutti pensano di poter mettere bocca, anche gli uomini. Non è per dire che un uomo non può parlare di genitorialità, non può parlare di maternità, perché un uomo non farà mai esperienza di maternità, però sarà un genitore, come il papà è il papà, la mamma è la mamma. E anzi, questo tipo di racconto in cui la mamma è la principale fruitrice del dono della genitorialità è dannosissima anche per gli uomini, che invece vorrebbero fare i papà senza troppe rotture di coglioni. Detto ciò, facciamo una premessa al quanto doverosa, ossia non voglio che voi vi sentiate offesi o sminuiti dalla mia personale esperienza di maternità, nel senso che in quanto mia è personale e non credo di dover cacofonicamente dire continuamente nel corso di questo video secondo me. È ovviamente un secondo me, sto parlando io. Se voi invece avete avuto un'esperienza da favola con la maternità e vi sentite realizzate con la maternità, siete donne che vivono per essere madri, non siete meno donne di me e non sono meno donna di voi, semplicemente abbiamo un approccio molto diverso alla maternità, neanche un approccio, diciamo probabilmente delle condizioni di maternità molto diverse. Una delle due non toglie dignità all'altra, quindi semplicemente vi chiedo di ascoltare in modo aperto la risposta alle domande che voi stessi mi avete fatto su Instagram, quindi ehi, seguitemi su Instagram, senza giudicare la mia esperienza di maternità o senza giudicare la vostra, perché non è richiesto in questa sede, non siamo su TripAdvisor. Iniziamo subito. La prima domanda è: una mamma e dentista mi ha detto, se vuoi dei figli preparati ad annullarti come persona. Trauma, intanto non è una domanda, però sì. Allora, c'è un fondo di verità in questa domanda, a parte che non trovo particolarmente appropriato spiattellarla così ad ogni persona che ti dice vorrei un figlio. Se non c'è un minimo di confidenza, io eviterei di dire cose del genere e di spaventare a priori senza dare strumenti poi dopo. È vero che se vuoi fare dei figli come donna, devi prepararti ad un minimo di cambiamento di vita e di percezione di te che hanno gli altri. Non sarai più Daniela, ma sarai la mamma di Luca, ed è una cosa un po' complicata da affrontare, perché la gente smetterà di salutarti per strada a un certo punto, o per toccarti la pancia o per toccare il tuo bambino, che è ancora più fastidioso. Ti annulli come persona perché ti devi riprendere da un evento traumatico, che sia un cesareo o un parto naturale, che comunque sono due eventi traumatici per il fisico e molto stancanti. Dovrai fare i conti con l'allattamento, se deciderai di farlo, perché è una pratica estremamente stancante, anche se è stata molto romanticizzata dai media. Io non capisco come, perché è una pratica veramente veramente stancante dal punto di vista ormonale, perché hai degli ormoni veramente cattivi a dire poco, e dal punto di vista fisico e dal punto di vista che tu hai sempre addosso il bambino, non hai le mani libere per fare niente, perché c'hai tuo figlio lì, perché deve allattare. I bambini all'inizio mangiano ogni 2 ore e aspettate, voi immaginatelo, gli do da mangiare, 10 minuti ho finito, no, ecco, mio figlio ci metteva 40 minuti, un'ora per mangiare, quindi fate conto che io libera avevo un'ora, libera per modo di dire, perché poi se questo qui piangeva disperato non è che ce l'avessi libera, quindi anche le pipì erano complicate e sono complicate. Quindi sì, ti annulli, la cosa bella è che questa fase passa, e se tu sei preparata a questa fase di annullamento la metti in conto. Può non succedere, puoi avere un bambino angelico che mangia in 10 minuti, una volta ogni 3 ore senza rompere le scatole, dorme, fa la cacca, la pipì e è tutto a posto, oppure puoi avere il bimbo di Satana che gli vuoi bene lo stesso, però oggettivamente è un po' più complicato da gestire.
Essere mamma imprenditrice mi spaventa. Come faccio in maternità? Non posso abbandonare il lavoro per 3 mesi. Amica, io ti capisco, è un motivo, uno dei motivi per cui io non faccio un secondo figlio al momento. Perché sei imprenditrice e non ti puoi assentare. Quindi evidentemente ti dovrai organizzare. Ma anche qui sdoganiamo la questione del chiedere aiuto. Io vengo da una famiglia in cui il bambino te le devi prendere cura a te per il primo anno. Che da un lato può essere molto giusto, dall'altro però è molto difficile lato carriera. Ci sono delle professioniste che hanno studiato per prendersi cura dei bambini piccoli e molto piccoli. Se è una tua necessità, puoi pensare all'investimento di una tata per i primi mesi, finché non lo puoi mandare al nido. Questo può essere una buona soluzione, oppure fare un figlio se hai una buona rete di supporto come me. Io devo dire che sono stata molto più tranquilla di tante altre, perché io e i miei genitori che abitano sopra di me, e quindi da quando è nato, diciamo da quando ha iniziato ad allungare un pochino le poppate, me lo tenevano loro il pomeriggio, quindi è stato più leggero, benché sia stato comunque molto pesante. Bisogna in qualche modo crearsi un supporto e non vergognarsi di chiedere aiuto, perché se la scelta è fallire o chiedere aiuto, io direi che mi sembra automatico chiedere aiuto a familiari, amici oppure a dei professionisti, cosa che io credo che farò per il prossimo figlio, semmai mi deciderò a farlo. Come attuare davvero la parità? Il problema è che con un neonato, se tu opti per l'allattamento al seno, la parità scientifica non esiste. Cioè, con l'allattamento artificiale ovviamente è molto più facile fare il papà e fare la mamma con stesso carico di compiti, anche se la mamma parte comunque svantaggiata, perché parte con gli ultimi 3 mesi di gravidanza che, anche solo per il peso della pancia sul bacino, sono molto stancanti, soffri per forza di mal di schiena, di dolore al pube, di difficoltà a allacciarti le scarpe, di dormire male, di vescica sempre piena, quindi per forza arrivi stanca, e in più sia un cesareo che un parto naturale sono eventi stancanti, quindi già lì la parità non ci può essere, perché sei comunque in una posizione svantaggiata biologicamente. Cerchiamo di capire cosa sto dicendo, nel senso, io ho un marito che avrebbe volentieri fatto a cambio con me, cioè avrebbe voluto passare lui tutto quello che ho passato io, e anzi era parte del senso di colpa che lui provava all'inizio, il fatto che io fossi così bisognosa di cure rispetto a lui, perché non mi poteva aiutare in nessun modo se non facendo tutto il resto. Nel senso, per me la vera parità è stata che Davide è stato con me durante tutto il travaglio, si è occupato di tutto quello di cui non mi potevo occupare io, vedi anche semplicemente la conservazione del sangue cordonale, che se io fossi stata da sola non credo sarei riuscita a fare, ma anche solo il fatto che abbiamo conservato in Svizzera il sangue, quelle cellule staminali del cordone ombelicale, per fratelli di Luca, e quando nascerà un fratellino lo faremo per Luca, perché nel caso ci sono certi tipi di tumori che con le cellule staminali del cordone si possono curare. Ma poi diciamo, durante il travaglio io ad esempio banalmente portavo gli occhiali ancora, e quindi lui cercava di prevedere tutte le mie necessità, ma anche dopo il parto lui faceva tutto quello che non dovevo fare solo esclusivamente io, quindi non lo allattava ma si prendeva cura di me in ogni modo possibile. Io non ho caricato una lavatrice, una lavastoviglie per un sacco di tempo, in realtà anche adesso la lavastoviglie la fa mio marito, è un uomo fantastico, anche pulire il bambino. Il papà è perfettamente in grado di prendersi cura del bambino, io dopo il parto praticamente gliel'ho lanciato perché volevo dormire, quindi non è un rapporto esclusivo della mamma con il bambino, il papà dovrebbe fare tante cose per aiutare la mamma e sbattersi quanto lei. Il problema è che è trattato il padre molto ingiustamente dal punto di vista lavorativo, perché se voi pensate che Davide aveva 3 giorni di paternità, 3 giorni, grazie al cazzo. Scusate, io poi la sento particolarmente questa cosa. Ora il congedo credo che sia di vorticosi 5 giorni. Noi ci abbiamo attaccato 2 settimane di ferie, quindi a Natale non aveva ferie Davide, però chi se ne frega. Abbiamo preferito fare così e la sua azienda ha consentito. Però diciamo che il padre è in grande svantaggio, appunto per questa concezione che è un affare della donna al bambino. Quindi la parità, finché non si attua dal punto di vista lavorativo, è difficile attuarla dal punto di vista di casa. Se Luca volesse un fratello o una sorella lavorativamente e psicologicamente, saresti pronta? Se Luca mi chiedesse un fratello o una sorella, io gli spiegherei molto tranquillamente che non è come volere una macchinina, che è una scelta di mamma, neanche di mamma e papà, di mamma prima di tutto e poi anche di papà, che faremo quando saremo pronti. Non sarà di certo perché Luca vuole un fratellino o una sorellina che faremo un secondo figlio. Poi io dubito che Luca, in questo momento che non conosce cosa sia avere un fratello, potrebbe mai desiderarlo, e senza contare che in genere i primogeniti con i secondogeniti soffrono parecchio. Quindi io vorrei aspettare che
anche Luca mi sembrasse pronto, tra le altre cose. Ora non mi sembra per niente pronto. Io vorrei avere l'incoscienza di buttarmi e fare un secondo figlio così, ma il problema è che io ho un'ottima memoria, ricordo ogni cosa, ogni difficoltà, e siccome io la prima volta non ero preparata, poi tra le altre cose sono giovane, ho 30 anni, perché devo fare il secondo adesso? Cioè c'è un motivo? Vi sembrerò vagamente sulla difensiva, ma è perché lo sono. Da figlia, vi sentite mai in colpa quando siete fuori per tanto tempo per lavoro e non potete stare con noi? No, credo fermamente che non serva la quantità di tempo quanto la qualità di tempo. Se penso al tempo speso con i miei genitori, mi ricordo la qualità di alcuni momenti specifici. E quindi non mi ricordo di essere stata con loro tantissimo tempo, che fossero sempre con me passo dopo passo. Anzi, credo che sia stato grazie al fatto che i miei mi abbiano anche un po' lasciata per i fatti miei autonoma, che io abbia sviluppato delle capacità che oggi mi sono molto utili. Il genitore ci deve essere quando il figlio ha bisogno, ma il figlio non deve averne bisogno sempre. Madonna, come mi è uscita bene! Wow! Ok. Come e quando prendersi cura di sé? Non so più come si fa. Prendersi cura di sé in che senso? Allora, questa frase mi triggerà un pochino, perché lo sforzo richiesto ad una donna in questo frangente è tipo 100 volte quello richiesto ad un uomo. Un padre che fa la notte con il bambino si deve lavare la faccia, lavarsi le ascelle e uscire di casa. Forse i capelli. La madre deve lavarsi i capelli, piastrarseli, metterseli in piega, truccarsi, mettersi un sacco di correttore, altrimenti ti dicono: ah, come sei stanca. Prendersi cura di te ci si prende cura in tanti modi, anche soltanto facendo un pisolino in più invece che mettendo si in faccia al trucco. Prendersi cura di sé è anche respingere questa visione sociale della donna sempre sistemata. Appena messo al mondo un essere umano, mollami. Se intendiamo la cura delle cose che ci piacciono, cura di noi anche spiritualmente, quello ti devo dire la verità, è difficile all'inizio. Però io sono sempre stata abituata appunto a organizzarmi. Se non avessi avuto i miei genitori, probabilmente l'avrei fatto più avanti negli anni, un figlio, quando mi sarei potuta permettere un aiuto appunto professionale. Avrei comunque cercato di programmare un rientro alla normalità e ai miei interessi. Ovviamente dipende dalla situazione, ragazzi. Dipende, se sei sola con un bambino non ti devi neanche sentire in colpa perché non riesci a fare le cose che ti piacciono, perché spesso non le vuoi neanche fare, ma ti ricordi come eri prima e quindi ti senti in dovere di farle. Io mi sentivo in dovere di studiare, di disegnare, di fare i video, quando magari avrei solo voluto dormire. È un discorso complicato, prima o poi ci si ritorna, e ovviamente se tu una cosa la vuoi fortemente, alla fine in qualche modo, anche se male, probabilmente la riesci a fare. E poi pian piano, quando il bambino cresce, la situazione migliora, quando va all'asilo ritorni ad avere il tuo tempo. Poi senza contare che il lavoro l'ho lasciato per pochissimo, però non dico che sia stato sano. Forse sarebbe stato sano per me ammettere che la Daniela che ero prima di diventare mamma l'avrei dovuta mettere un attimo in pausa, imparare a navigare la circostanza in cui mi trovavo e poi pretendere di nuovo da me stessa qualcosa. Come hai fatto a gestire tutti i commenti non richiesti sulla maternità? Mi sono fatta moltissimi nemici. Adesso è ancora peggio. Io veramente, quando mi chiedono del secondo figlio, io do risposte agghiaccianti. Però non dico che il mio approccio sia il più sano, perché io mi sono incazzata molto e non ho lasciato andare una volta la signora che mi ha detto: non starà mica bevendo la birra, vero? Quando avevo davanti un bicchiere di tè freddo, le ho risposto con un sonoro: cazzi suoi, no? Il modo più sano probabilmente sarebbe stato meglio farseli scivolare addosso, essere consapevoli che queste frasi vengono dette in mancanza di cose più intelligenti. Cioè, le persone che te le fanno non è che non sono intelligenti, sono in un momento di navigazione col pilota automatico. Dicono le cose che si sentono di dover dire senza pensarci, quindi tu non ci pensare e annuisci. Loro capiranno che se è una risposta che non richiede un sì e no e tu annuisci, probabilmente non hai piacere a rispondere. Com'è cambiato? Questa l'ha fatta Marta. Com'è cambiato il tuo essere figlia da quando sei mamma? Una cosa molto potente che mi ha detto un'ostetrica durante il corso preparto, tra altre cose un corso preparto agghiacciante in cui si parlava della sacralità del momento del parto, mi ha detto una cosa appunto che mi risuona ancora dentro: si entra in ospedale figlie e si esce mamme. È cambiato il mio essere figlia nel senso che ho molta più stima per mia mamma adesso. Ovviamente parliamo anche della frase "quando sarai mamma capirai", che viene inteso come un modo per zittire le persone, perché noi mamme sappiamo di più. Però posso spezzare una lancia verso, cioè a favore di chi dice questa cosa: probabilmente chi è mamma capisce meglio com'è essere mamma rispetto a una persona che non lo è. Possiamo tutti concordare? Come chi ha ristrutturato una casa sa com'è ristrutturare una casa rispetto a chi non l'ha fatto, come chi ha fatto una certa facoltà all'università sa com'è rispetto a uno che non l'ha fatta. Cioè, sono tutte esperienze di vita che probabilmente ti insegnano di più quando ci sei, e che giudicarle dall'esterno
è dannoso e fastidioso, come in questo caso. Quindi tutte le idee che io avevo indotte dalla società sulla maternità mi sono state tutte scardinate. A quel punto ho capito l'entità di alcuni sacrifici che ha fatto mia mamma e di alcune scelte che ha fatto mia mamma. E devo dire che ci siamo avvicinate molto rispetto a prima, da quando c'è Luca, perché abbiamo anche un argomento di conversazione più forte in comune, come dire, nonostante ne abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Detto ciò, se vi offendete quando vi dicono quando sei mamma capirai, chiedetevi il perché. È perché voi pensate che la vostra opinione sia giusta a prescindere, perché volete sentirvi in diritto di dare un'opinione su una cosa che voi non avete, di cui non avete avuto esperienza in prima persona? Perché? Perché a me sembra una frase legittima che viene demonizzata e non capisco il perché. Il problema è il quando. Quando sarai mamma? Se vorrai essere mamma un giorno, capirai. Come ci si assicura di educare il figlio come vuoi tu, dato che con lui stanno molte altre anche molte altre persone? Che domanda strana! Ci stanno molte altre persone e decidi tu con chi sta tuo figlio, no? Quindi se tu trovi una persona in famiglia diseducativa, immagino tu ci farai passare meno tempo, senza contare che il genitore in teoria è colui che si prende principalmente cura del bambino e che dà più direttive sulla sua istruzione. Senza contare però che c'è anche una forte componente che noi non prendiamo in considerazione, che il bambino ha la sua personalità. Noi non potremo mai sfornare un nostro mini me fatto a nostra immagine e somiglianza, ma sarebbe agghiacciante, non è per la clonazione che facciamo figli. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, ma ci sono persone maleducatissime che escono da persone educatissime. Lì subentra la responsabilità del genitore, sì, ma da un lato anche la personalità del bambino. Non cerchiamo di fare della genitorialità una performance. Non te intendesse, tipo, tu hai certe idee, no? Magari i tuoi genitori, a cui lo lasci tantissime ore del giorno, non condividono appieno. Come fai a metterti d'accordo su una linea educativa che sia quella? Per dire, e non è il tuo caso, ma metti che i nonni siano un po' omofobi, e che magari stigmatizzino il fatto dei gay e che Luca vuole invece le ciabattine rosa. Come fai a fare in modo che tuo figlio invece viva un ambiente educativo coerente? In realtà è tutto un compromesso, cioè tu valuti se devi per forza lasciarla a quelle persone, se quelle persone sono aperte al dialogo con te e accettano dei paletti sull'educazione del bambino, se per esempio io e i miei genitori alcuni paletti li ho messi, ho detto questa cosa non voglio assolutamente che sia detta, questa cosa non voglio assolutamente che sia fatta, e loro sono persone che hanno a cuore il mio bene perché sono i miei genitori e quindi lo fanno. Però anche lì non si può pretendere eccessivamente, perché uno a un certo punto dice: senti, se vuoi che io ti educhi in modo montessoriano il bambino, prenditi una tata Montessori, banalmente. E poi soprattutto il bambino a un certo punto ha la cognizione e ti prende come figura di riferimento, se sei la mamma e il papà gli fai un discorso, fai in modo che lui ascolti e gli dici: guarda, queste cose che può fare il nonno, la nonna, lo zio, la zia sono sbagliate, non le devi correggere, devi solo sapere che sono sbagliate, quindi non le farà anche tu. E poi se il bambino recepisce, altrimenti è tutto un provare, dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Cosa ne pensi delle mamme che non lavorano perché i mariti non vogliono? Cosa consiglieresti? Il consiglio sta a monte, cioè nel senso, allora intanto se loro hanno sposato una persona che le controlla è già problematico di per sé, ma credo che a loro stia bene e quindi non ci possiamo, cioè, più di tanto sorprendere. È un terreno un po' spinoso, è difficile capire l'equilibrio di una coppia. Si parla bene quando si sono sempre frequentate persone decenti, cioè io parlo bene, sto con un uomo super iperliberale da 17 anni, quindi è molto facile per me fare facili moralismi. Io immagino che queste persone stiano insieme perché, spero che, perché si sono reciprocamente mostrate molto amore, nella coppia ci sono dei patti, se una cosa non va più bene o si modificano i patti o si modifica la coppia. A che mese anno del bambino si è pronti mamma e bambina ad allontanarsi e rimettersi a lavorare? Non c'è un'equazione, ma poi dipende dalla situazione. Che discorsi, è come dire a che età si è pronti a fare sesso. Dipende, sono due persone, il bambino e la mamma sono due persone, ma senza contare che anche il bambino e papà, scusa, c'è anche questo misunderstanding, perché il bambino dovrebbe allontanarsi con facilità dal papà invece con difficoltà dalla mamma? Sì, va bene, c'è l'allattamento, è abituato a starci di più, ma se si fa un lavoro di genitorialità di coppia, in realtà il tempo con il bambino si fa valere più o meno in parità. Il padre è costretto a tornare al lavoro praticamente subito, quindi teoricamente anche la mamma potrebbe farlo. Certo, ovviamente sarebbe l'ideale potersi godere il momento e poter trovare da soli il momento in cui si vuole tornare, però
il fatto è che no, non avviene così spesso, è una cosa indotta da una situazione lavorativa. Da me, per esempio, dopo 2 mesi io non vedevo l'ora di lavorare di nuovo, perché era una situazione un po' pesante per me, come ho detto in live con Irene, per me annullarmi e non avere più i miei interessi e non avere più nessuna distanza da un essere umano era un po' alienante. Immaginatevi qualsiasi altro essere umano in casa vostra. C'è un essere umano in casa vostra con cui voi stareste appiccicati 24 ore su 24? Io no. Quindi è anche normale avere il desiderio, anche immediatamente per quanto mi riguarda, di evadere, di stare qualche ora da sola. Essere pronta è un concetto del tutto aleatorio. In realtà, più che essere pronto, devi essere pronta te a gestire il passaggio di tuo figlio. Cioè, quando tu sei tranquilla e quando il papà è tranquillo, si gestisce il passaggio di tuo figlio in mano ad altri. È una cosa difficile. L'inserimento al nido per me è stato un incubo, e anzi, visto questo incubo, credo che io lo farò prima con il secondo. Sembra che io me ne voglia disfare, ma è proprio perché vedo delle cose, un attaccamento in Luca che magari si sarebbe risolto se avessimo avuto un pochino più di distanza. Però ovviamente dipende dal bambino, ma senza contare però che i bambini sono resilienti, proprio questa parola che ormai è stata usata e abusata durante la pandemia. Però i bambini sono resilienti, i bambini si adattano a qualsiasi cosa. Se pensate che Luca adesso si prende il gel, lo mette, si sta a mettere la mascherina, si sta a schiacciare la forcella sul naso, se ce l'avessero detto 2 anni fa avremmo riso che i bambini sarebbero stati capaci di comportarsi così. Mio figlio, quando va al parco, si ferma e dice: ci sono troppi bambini sui giochi, c'è il virus, andiamo da un'altra parte. Il bambino ha una spugna emotiva, assorbe tutte le tue cose, quindi se tu vai e affronti un cambiamento con convinzione, il bambino molto probabilmente ti segue. Ma basti pensare che io quest'inverno, prima di Natale, ho fatto la visita oculistica a Luca, con tanto di gocce negli occhi, occhiali strani, io pensavo non l'avrebbe mai fatta. In realtà sono andata lì proprio con spirito di rassegnazione, se la facciamo, se non si riesce non si fa, e lui è stato un soldatino. La pediatra ha detto che non aveva mai visto una roba del genere, perché lui ha capito che ero tranquilla, sono riuscita a trasmettergli sicurezza, suo padre è riuscito a trasmettergli sicurezza. I bambini si adattano a cose incredibili, non è il bambino che non è pronto, sei te che non sei pronta. Io ringrazio tutti quanti per aver guardato questo video con sguardo non giudicante, mi auguro. Se invece vi sentite in dover di giudicare, non me lo scrivete qui sotto perché mi incazzo come una biscia. Giudicare non vuol dire esprimere un parere, vuol dire esprimere un giudizio. Senza contare che appunto questo è un argomento molto delicato, più che per me che ormai dopo 11 anni c'ho una pelle spessa così, mi preoccupa chi legge qui sotto. Cercate di essere delicati nel rispetto di persone che possono essere in uno stato mentale delicato e che leggono i commenti qui sotto. Cioè, ogni tanto un po' di delicatezza sarebbe carino. Detto ciò, se vi è piaciuto questo video lasciate un pollice in su, condividetelo con persone che secondo voi ne hanno bisogno. Ringrazio ancora Irene per avermi avuta nella sua live, spero di aver dato qualche chiarimento ulteriore. Se avete altre domande possiamo tranquillamente rifare una chiacchierata del genere, anzi in realtà io pensavo quasi di fare un podcast, perché potrei parlarne ore di queste cose, quindi potremmo anche fare un podcast. Scrivetemi qui sotto se vi piace come idea. Noi ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. Ciao! There once was a ship that put to sea. The name of the ship was Belly-ho-tee. The winds blew up and brought it down. Oh, blow my belly by its blow. Soon may the waterman come to bring us sugar and tea around. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Iscrivetevi, perché vi vedo che non vi iscrivete.